Affermativo. Per fortuna. Procedo per disinnescare. Alleati, sei stato ferito gravemente. Ottimo, ragazzi. Una stazione che può lottare intorno alla città. Dietro come tutto a posto, perfetto. Purtroppo ogni giorno accadono. Abbiamo la guardia del giornalista ferita. Vi chiedo supporto medico. Ricevuto, posizione? Quarto ambi, in fondo. Ricevuto. Pronto. Posizione del tango, qui ingaggiato. Sparare solo a colpo sicuro quando è il bersaglio di un dito. Ok. Squadra, situazione, ho sentito degli spari. C'è un nemico all'abitazione di destra della strada. Ricevuto. Squadra, entriamo per bonifica. Tango down. Ricevuto. Raggio qui Viking, strada liberata da ordini pericolosi. Ricevuto, allora, soldati sui propri veicoli, gli stessi con i quali siamo partiti, oh. E partiamo. Quando siamo tutti a bordo. Il delta in scorta dei giornalisti è stato sistemato? Ragazzi, sembra di sì. Ok, poi volendo più avanti, Kozak, possiamo chiedere al supporto aereo, visto che ha un drone, di darci anche un'occhiata con infrarossi e roba così. Ok, mi dici tu. Sì, sì, più avanti, quando siamo in posizione. Tutti a bordo, fatemi sapere quando siamo pronti a partire. Ricevuto. Pronti? Veicolo giornalista? Che do un'occhiata a scendere un attimo. Ma qua ti... ma io stavo qua sì, 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 vieni, giusto, eri giusto. Attenzione, veicolo di scorta dei giornalisti a terra. Ricevuto, non sei un giornalista a terra. Cioè no, la scorta, un delta. Vai, mi dico. Typhoon a Roger, oggi c'era una jeep civile a forte velocità che si dirigeva verso di noi, cambio. Ricevuto, tenetela d'occhio, eh. Ce l'ho sotto di una via. Ottimo, bravo. La direzione della jeep? 305, all'incrocio. No, sorry. Cercate di restare lontano dai feriti, puntano i cecchini, puntano sempre. Tutti a bordo? Ok, possiamo procedere, andiamo. Ricevuto. Occhio alla jeep all'incrocio. Io per caso ti disponibili mentre ti metto. Ho fregato il posto. Mi spiace, scusami. Non li toccate da
pecore perché sono animali sacri. Qui Delta Roger, stiamo per entrare nella zona bassa. Qui Roger ricevuto, chiudo. Cazzo, lo sapevo. Kamikaze! Kamikaze, fermi! No. Ci sono feriti? Ordine? Apparentemente no, controllo. Nel caso cerchiamo di fermarci, di non fermarci, cerchiamo di non fermarci in mezzo alla strada se possiamo procedere. Abbiamo bisogno di sostituire la ruota, passo. Va bene, allora, veicoli, cerchiamo di restare fermi, gli ultimi di coda fanno copertura come prima, il primo davanti se riesce, se si può muovere, fa copertura, se no sta fermo lì così. Roger, il primo mezzo ci spostiamo davanti per coprire. Ricevuto, sì, secondo veicolo va davanti, esca, porta il tuo veicolo di fronte perpendicolarmente alla strada per far copertura al primo veicolo. Noi ci spostiamo un poco più avanti. Aspetta, qui Delta Roger, io manderei uno sminatore, dato che ci sono molti sacchi di immondizie e c'è la possibilità che ci sia qualche IED. Ricevuto, adesso ci posizioniamo. Vai però più avanti di levare il dito, secondo. Ma dietro secondo, fa così. Bene così. Voi avete un ingegnere esplosivo a bordo. Ok, pronti a partire. Siete pronti, operativi? Affermativo. Ok, allora, Iskander, mettiti a bordo strada, ti fai superare terreno e poi ti procedi dietro come prima. Tutti a bordo dei veicoli, ragazzi? Roger, abbiamo un civile che sta macchinando vicino a un'auto, eh? Allora, posizione? Lungo la strada, 150. A sinistra del driver. È in mezzo alla strada? Sul bordo della strada. Ricevuto, state lì larghi. E occhio in mezzo alle pattumiere, occhi aperti, potrebbero essere IED, eh? Niente, è crivellata praticamente. Occhio degli IED. Delta Roger, vedo un civile in direzione 150. Ripete? Contatto civile, direzione 150. A bordo strada, è fermo, cosa sta facendo? Sì, è fermo. Ok, procediamo, stagni magari, dagli un occhio in più. I giornalisti sono scesi, ci siamo fermati. Quello è pulito. Comunicare questi movimenti per piacere. Sì, torna ricevuto. Ok. Siamo tutti a bordo? Pulito, è pulito, fermo. Roger, qui squadra dei reporter, ci siamo fermati. Attenzione, civile, fermare il convoglio. Abbiamo i giornalisti giù. Scendiamo, a difesa un attimo. Bordo strada verso di noi, rotazione. Ricevuto. Se si avvicina troppo ingaggia. Roger, chiedi ai giornalisti di avvisare quando si fermano. Ricevuto. Il contatto proviene da est, gradi 100-120.
Ok, kamikaze esteso, kamikaze esteso. Stavo correndo verso di voi, occhio. No, tutti gli operatori che scendono dai veicoli si mettono ai lati della strada, in copertura. Va bene. Guarda dove si devono fermare questi qua, non è proprio il punto dove fermarsi. Troppo scoperto. No, poi noi siamo fermi in mezzo all'incrocio. No, fai una cosa, tu guarda... Ok, Roger, siamo risaliti sul mezzo e ci stiamo dirigendo verso la coda del convoglio. Ricevuto. Allora, tutti a bordo. Primo veicolo, ready. Siamo pronti, Roger. Ok, possiamo procedere fino alla moschea. Ci fermiamo davanti lungo la moschea all'entrata principale, all'altezza del veicolo dei giornalisti. Civile al vostro sinistro. Ricevuto, allora restiamo sul bordo strada destra, esca Scander, bordo strada destra, parcheggiamo sul bordo destro della strada all'altezza dei civili, del veicolo dei civili. Quindi avanti, lascia i civili che devono scendere dritti, i giornalisti devono scendere dritti. Ok, quindi Marco vai Scander, eh? Sì, sì, andando. Roger, equipaging, la moschea è pulita, ci sono esplosivi, passo. Andiamo un'occhiata, aspettate ad entrare. Scendete tutti tranne gli artiglieri restano a bordo. Ingegnere, prima di entrare dentro la moschea, controlliamo se è pulita. Dovrebbe essere pulito perché è zona amichevole la moschea, l'imam ci attende, dovrebbe esserci delle sue scorte, se no comunque... Attenzione ragazzi, c'è un civile sulla sinistra dell'angolo della moschea, attenzione. Ricevuto, allora per tutta la fanteria cerchiamo di mantenere i lati della strada senza restare ammucchiati, poi faremo un cordone di sicurezza una volta che i giornalisti entrano. Mettiamo prima noi a dare un'occhiata, ripuliamo, se è tutto pulito facciamo entrare i giornalisti. Ricevuto. Chi è stato? Ricevuto. Lo so, qualche vetro rotto. Cercate di non restare ammucchiati, signori, cerchiamo di mantenere tutto un cordone di sicurezza vicino alla moschea. Civile in corsa. Ricevuto, non ingaggiate i civili, se a meno che non si avvicinino troppo i giornalisti a voi. Ha ingaggiato uno, era in corsa diretto verso di noi, dritto. Ricevuto, bisogno di un ingegnere per controllare un veicolo, se sono gli eti o no. Veicolo in avvicinamento da 000 circa, lo sento, cambio. Ricevuto. Mi raccomando, evitiamo di ingaggiare i civili, sennò ci fanno una cattiva pubblicità. Non ingaggiate. Disingaggiate. Nascondete quel cadavere, signori. Piccola nota per tutti, i kamikaze hanno il gilet giallo. Valutare da dietro che hanno specificatamente una bomba. Occhio civile che si sta mettendo a correre. La moschea all'interno com'è? Pulito? Quattro operatori sono sopra le scale. Però non posso confermare nulla, passo. Ricevuto. Confermo un altro veicolo al lato opposto dalla moschea, esattamente vicino alla... al secondo arco. Ricevuto. Ho bisogno che il ingegnere controlli anche l'altro veicolo dall'altro posto della moschea. Andrea,
con te, arriva Andrea. Andrea, ti intendo un'entrata. Mi chiamo disponibile alla fanteria. Bene, segui il nostro ingegnere che va a controllare un libro e se ci sono gli alieni. Tutto a posto voi qua, ragazzi? Ottimo, ottimo. Ok. Guida di te, Roger. Volevo segnalare la Jeep rossa con tettino bianco. Si fa molti giri attorno alla nostra posizione. Possibile che amigazze passa. Ricevuto. Comunque evitiamo l'ingaggio fino alla sicurezza del 100%. Ricevuto. Roger qui, Viking. Avanti, Viking. La macchina pulita, e volevo far presente che nel retro della moschea c'è un'altra entrata che è, diciamo, libera. Ricevuto, tu indirettamente quelle entrate, adesso va a centrare i giornalisti. Signori, interno di OK, ricevuto. Signori, vi aspetta al centro della moschea, mentre vi accompagno. Roger Delias. Ok, Roger, avanti. Ma è possibile kamikaze su uomo, tipo autobombe? Tutto è possibile in questa vita. Ricevuto. Attenzione, Jeep in avvicinamento da ore 6. Partecipa di per lustrata, pulita. Kozak, comunicare con comando per operatore Tommy. Ricevuto. Roger, se è possibile nel retro della moschea è un mezzo per chiudere la strada. Non posso spostare i mezzi perché in caso di spostamento dobbiamo essere pronti in modo rapido con i veicoli di fronte. Roger, il comando vi ha messo in guardia dallo sparare ai civili, facciamo attenzione. Ricevuto. I giornalisti stanno entrando ora, ritornano alla moschea, ci vorrà circa 15 minuti di intervista più set fotografico, cambio. Copy. Alfredo, ci sono io dietro di te? Oh, oh gappa. Roger, Tommy non c'è, la lista giocatori, non riesce a trovare il comando. Ricevuto. Comunicare in ambito privato tra comando e Tommy, allora. Diglielo per piacere. Ricevuto. Roger Quinter, per motivi di sicurezza siamo saliti sulla muraglia servendoci delle scale. Passo. Qui Roger, ricevuto. Thank you.
Ti ha ripreso, ti ha ripreso. Questo era il Viking, è tutto arrivato da questo. Roger, il comando mi aveva avvisato che stavo andando. Cazzo, dei... no! È stato un po'... l'hai ricevuto. Nemici nell'abitazione dietro di voi, a 92. Nemici... sì, dietro l'abitazione sono in arrivo da voi altri due. Ricevuto, occhio ai civili, occhio ai civili. Io sono ferito. Ricevuto, prenderà gli edifici almeno in due operatori. Tango da 1 a 100. Cecchino nemico, direzione sud. Mi spara. Mortai. Ragazzi, mi avevo colpito il cecchino, mi sono ripreso. Roger a terra, passo. Hanno colpito a Roger? Ok, no, mi sono ripreso, sono ferito, c'è un cecchino, ragazzi. Occhio, riparo. Qui squadra reporter a Roger, passo. Qui Roger avanti. Qui squadra reporter, l'intervista è finita, siamo pronti a tornare al mezzo, passo. Ricevuto, un momento che la situazione fuori è calda, un attimo. Ho bisogno di un medico. Arrivo. Ricevuto, andiamo in stand-by. Di fronte all'entrata, ricevuto. Ok, dove si tango da? Cecchino, niente? Qualcuno può controllare sulla torre in direzione 200. Com'è fuori la situazione, signori? Grazie. Tranquilla per adesso. Ok, allora, giornalisti, potete uscire con i vostri delta. Possiamo procedere. Affermativo, sulla torre, direzione 200. Roger, io ho un civile che stava giù e è salito sopra il tetto. Cecchino sulla torre, vedo se lo posso prendere con la calibro 50. No, non ingaggiate sui civili, mi raccomando. Ho bisogno di due operatori dentro per scorta dei giornalisti sul veicolo. Due operatori all'entrata della moschea, quella piccola porta. Ok, posto. Ok, Viking, andiamo. Ok, Roger, siamo in avvicinamento dalla parte posteriore alla zona di entrata principale. Ricevuto. Arriviamo da ovest. Roger, confermo che Cile sta facendo cose strane, si accovaccia. Ricevuto. Comunque evitiamo fino a che non equipaggi un'arma o comunque non abbi... Ragazzi, mi sparano addosso. Direzione. Hanno preso il mitragliere del primo mezzo, eh. Ricevuto. Ho avuto un momento di lag io. Stanno sparando anche a me. Ripetere? Stanno sparando anche a me. Mitragliere del primo mezzo a terra. Ricevuto, procediamo con le cure mediche. Confermo, c'è la torre a 200. Cecchino sulla torre a 200. Direzione del cecchino nemico. 200. Ok, vedo se riesco a farlo io. Nel caso si può richiedere un supporto aereo. Ok, ho la posizione del cecchino. Mi ha ricolpito di nuovo, mi sto sistemando. Spostatevi dal veicolo. Abbiamo una terra. C'è voluto chi? Ok, non sono per io, Andrea. Fermo col veicolo. Ok, vai. Ho bisogno di un medico. Cecchino colpito.
medico, sto ferito, vai. Ricevuto. Roger, ma che faccio? Scendo dal mezzo? Se sei medico, sì, scendi pure e procedi pure con le cure. Cercate di farvi curare in una zona di copertura, quindi restate coperti mentre durante le operazioni di soccorso. Roger, il cecchino è indietreggiato, si è levato dalla torre. Ok, ricevuto. Cosa che chiedere con il supporto aereo o delle, magari delle immagini satellitari, se possibile. Sulla posizione appostamente dell'eventuale cecchino. C'è un problema. Avanti. Il cecchino si trova nella città di... aspetta un attimo. Yarum, ma non è più un problema perché stanno arrivando supporti nemici da tutte le direzioni. Ripetere. Arrivano supporti nemici da tutte le direzioni. Il comando ci ha consigliato di andarcene subito, di prendere una strada secondaria. Ricevuto. Ragazzi, tutti a bordo dei veicoli velocemente. Ho bisogno di altri due operatori a scorta dei giornalisti fino a che saccono a bordo. Sarò un kit pronto soccorso Viking al primo convoglio. Ricevuto. Negativo, io sono stato curato. Quale strada devo percorrere? Sono il primo veicolo. Chiedere informazioni al comando, se possibile marcare in mappa. Ricevuto. Comando più sporco. Dai, dai, dai. Il suo veicolo. Avete delle idee per una strada secondaria? Secondo me qualsiasi strada secondaria la situazione cambia. Io conosco quel tratturo, molto carino. Tutto a posto, soldato? Sei ferito? Sì, Roger, sono ferito. Ogni tanto si riapre la ferita. Chiamo un medico. Ho bisogno di un medico, terzo veicolo. Roger, io salgo, Sì, sì, sali, sali. Roger Elias. Avanti Elias. Consiglio di andare via. Ricevuto, sali a bordo, ti curiamo poi durante il tragitto. Tutti a bordo, signori? Lascio io la strada, sono il primo veicolo. Stiamo aspettando gli ordini del comando. Intanto procedi, prendi la strada casuale. Non mi dico il tempo di accendimento. Ah, ok, mi si mappa. Procedi dritto. Roger, Tommy dice che lo sta, cioè sta aspettando. Adesso glielo dico al comando di... Ok, seguiamo il primo veicolo. Primo veicolo, aspetta. Mi sparano. Evitiamo di fermarci, restiamo in movimento, la nostra priorità è allontanarci dalla zona. Evitiamo di fermarci. Occhio, utilizza gli esplosivi che vi vengono utilizzati, levate di civili. Roger, ci sono tango sulla nostra destra. Destra, terra. Roger, le ordini. Procedere lungo marcatura in mappa data dal comando, cambio. Ricevuto, eh. Occhio. Davanti. Sì, sono qua. Ultimo
a terra. Fermarsi, stop. Mettersi in posizione di copertura con i veicoli, o più possibile vicino ai lati della strada. Sono avanti. Sì, ma è meglio che ti cucciano, perché sennò qui poi ci resti metà strada. Ci resti secco. Pilota si è ripresa, partiamo, vai Sansu. No, mi deve subire, deve essere trattato, sennò poi resta di, rischia di morire dissanguato a metà strada. Ci spostiamo dal fuoco, bro. Ricevuto. Mi metto, sì. Primo veicolo in movimento. No, fermo. Chi è sopra come mitragliere? Com'è il conducente dell'ultimo veicolo? Ok, sistematelo velocemente, possibile. Contatti direzione 100. Ok. Dentro la casa. Ok, allora scendete tutti tranne i rallisti, scendete, offriamo copertura. Io che sono quello ferito, sono dentro la casa a destra. Ricevuto, ho visto. Tango in movimento su. Tango in movimento da 180. Stanno attraversando, Roger. Ricevuto? Ok, non sparo più, non sei. Io sto sempre aspettando un medico. Detto, Roger? Ricevuto, adesso in arrivo il medico. Mi trovo alle coordinate 039043. Su chi stai operando, Shepard? Su Delta, ma a breve finisco. Ricevuto, appena finite, edificio adiacente al terz'ultimo veicolo, quello dei civili, vi è il nostro operatore ferito. Ok, arriviamo. Occhio alla granata, le schegge. Occhio alle schegge. Tango su 180 down. Ricevuto. Allora, ragazzi, siete, allora, cercate di allontanarvi dalle sezioni di ingaggio. Piuttosto spostiamo via i feriti a questo punto. Caricate i feriti su veicoli e ci spostiamo. Aspetta, abbiamo uno down dentro l'edificio. Ricevuto. Vendi. Tango da 150. Ok, Rea, ho sempre supporto meglio quando potete. Come stai? Mi hanno ferito, hanno danneggiato pure l'ambito. Roger, qui dobbiamo ancora venire ad aiutarvi oppure dobbiamo andare avanti? Andiamo un po' in spiriti, se riusciamo a caricarli ce ne andiamo, se no serve a me. Ce l'ando io. Ricevuto. Copertura. Fatto.
down. Users are turned out. Okay. Dovrebbe essere. Aspetta. Così va bene. Tango di nuovo in movimento da 180. Ricevuto, medici, come procede con i feriti? Dove di tanto chiamando stretto. Ricevuto. Ho anche gli uomini feriti accanto dell'Ambi, quello centrale alla strada. Il giornalista si allontana. Non le seguenti mie. Se ti trovi, Shepard? Dietro il veicolo blindato. Quale? Ok, ricevuto, arriva. Che cazzo? Vai più di meglio. Occhio ti passa davanti. Via. Eccomi Shepard, cosa succede? Cosa vedi? Granata. Ok. Il veicolo in avvicinamento per la strada. Ricevuto, occhio prima di ingaggiare, occhio, Bene. Typhoon a terra all'angolo. Serve un medico qua dentro. RPG, veicolo dei giornalisti saltato per aria. RPG down. Ricevuto. No, che è successo? Connessione andata. Che dobbiamo fare? Ragazzi, non è che c'è molto da fare, adesso chiamo un attimo Peppe che mi sistema il server e si riprende. Grande aperta. Usciamo? Mi sa che sì, che conviene, così facciamo un attimo okay. Sistemare il server. Così entro anch'io? Porca trota. Down, 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 down. Ragazzi, sono Artek, saluto tutti, devo andare, dispiace. Grazie ciao. A tutti, ciao, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Bella. Anch'io ne approfitto che sono un po' stanco, ma c'è da fare un po' di commissioni. No, ci vediamo. Ciao ciao. User was moved to your channel. Poi. User carissimo. Eccolo lì. Che succede?